Ciao ragazzi, benvenuti in questo Benvenuti nuovo Nick ragazzi, Giù. Quest'oggi guardate cosa ho in mano ragazzi, l'album dei calciatori Panini panini, 2016-2017. sono cadute le carte del nuovo, vai, Esatto, cadono le perché lo carte andremo a confrontare con il nuovo album dei calciatori. ragazzi, completo, l'hai detto, Questo è completo, completo al 100%, questo quasi, ci completo siamo al quasi. 100%, quelli noi, quelli vecchi noi li abbiamo tutti Tutti completi. completi. Direi per perso in chiacchiere di fare questo salto nel passato. Dai, 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 sono Vamos! curioso. Eccolo qua, ragazzi. Mamma mia, stavo parlando adesso con Giulio e mi vengono i brividi a vedere queste collezioni storiche. Sì, pensate, questo è stato il primo album che Ho ha completato. preso Nick. Quanti anni avevi là? No, no, ma ne ho altri, però questo è il primo che ho Il primo, il completato. E primo. se Quando sono andato a tirar fuori in tutti gli album che avevo, ho visto altri che erano proprio messi in condizioni Eri pietose. piccolino, eri Eh sì. piccolino. Quindi ragazzi, facciamo un salto storico di 7 anni? Sì, 16, 17, 23, 24, sono 6-7 6, anni. 6 barra Sì, 7. 6 stagioni fa, 6 7 stagioni stagioni fa più fa. o meno. Dunque, l'album è grande, Uguale, uguale come allora, perfettamente sia in uguale. larghezza che altezza. Cambia però la copertina. Copertina era più, dai, No, qua era, cioè, si è alzata la. molto base, Sì, sì, si si è vede alzata proprio. molto la qualità della copertina. Non Anche c'è perché qua paragone. è tutta carta, invece qua belli i giocatori del risalto. Sì, qua sembra più plastificato. Ovviamente questo qua, ragazzi, se vedrete che è un po' È in rovinato, condizioni un po'. giustamente, purtroppo ero piccolino, è già tanto che. Però è completo, Sì, eh? completo al Al 100%. E 100%. infatti, se siete curiosi di vedere, di fare un salto nel passato interamente, vedrete il video dell'album completo nei prossimi giorni. Esatto. Prossimo, subito dopo questo, il video confronto. O Qua domani trovavamo o la. dopodomani. Ok, continuiamo col confronto. Comunque, qua abbiamo la scritta Le grandi raccolte per la gioventù in Che da grande, quest'anno ha abbandonato mettendolo in in piccolo. piccolino. Sì. Loghi Anche l'anno esordio. scorso era sempre in alto, mi ricordo. Ah, Può male, essere, può essere. eh. Il Ormai retro. il retro. Qua troviamo sponsor, invece. Cioè, tra la pubblicità C'era dello già il Sky? Panini Tour? No. No, però c'era da Da timbrare? timbrare. Infatti non so perché questo non sia timbrato, però ne ho molti Panini altri Tour. timbrati comunque. Sì. E poi Panini Tour. Qua parla di Sky, qua c'è pubblicità. Invece qua Panini Tour. Panini Tour. Allora. Vediamo solo l'inizio, la prima squadra Vogliamo la qui. prima pagina. Poi c'è l'aggiunta delle carte quest'anno. Eh sì. Questa la diciamo subito, aggiunta delle carte che. Sì, Cioè, boh, che fortunatamente mi sento di dire questo perché non c'era ancora in questi album qua, fortunatamente. Secondo me, fortunatamente, perché rimane il discorso. È sempre Panini, posso capire se è un altro editore, ma Panini è anche Adrenaline. Perché mi devi aggiungere all'album di figurine le card? No sense totalmente. Come vedete, inizia sempre con i trofei. Sì, avevamo i palloni in grande, qua invece qua sono in piccolino nel I nuovo. palloni quindi ci sono sempre stati, Qua aspettiamo. avevamo cioè nel nuovo abbiamo i quattro trofei, invece nello scorso Anche avevamo tre trofei, cioè l'anno noi. 7 anni scorso, fa? tre trofei e due loghi, questo non è da attaccare. Sì, la Serie A è una figurina e Sì. questa è già sua di base. Poi Qua abbiamo una figurina dedicata a c'era anche già Buffon. la femminile, qua o sbaglio? Può Serie A? essere, potrebbe essere. Serie D, dilettanti. Ah, poi qua iniziava subito anche Sì, qui. sì, sì. Atalanta, quella non è Vediamo cambiata. giusto Atalanta, dai. Esatto. Guardiamo la Mettiamole differenza tra le così, figurine. così si capisce. Differenza tra le figurine. Qua. Veramente, il logo qua era già prestampato qua, È qui. vero. No? No, non c'era la Infatti. figurina da staccare. Neanche. Ah, no, no, c'era Ah, nella pagina c'era dopo, dopo, però. sì. Ok. Ok. Qua c'è subito. E comunque, guardando questi album, mi vengono in mente certi giocatori, ragazzi. Veramente, che sia l'Atalanta, veramente. Madò. Ma Gagliardini anche, Petagna. Gagliardini, dai, eh. Sì, dai, vi facciamo un video che anche Sì, noi siamo curiosi noi, esatto, di più noi di vedere voi siamo che curiosi. razza di giocatori c'erano ai tempi. Primo Veramente. Comunque, le figurine, allora. piano. C'era più in primo piano. Vedete, così si vede Però, meglio. sinceramente, così mi piace un po' di più quello di Eh sì, nuovo. beh, nuovo, dai, 7 Con lo anni. sfondo che si basa Ma anche non c'è nel nessuno sfondo, retro. tutto bianco. Invece qua, anche se non è meno, diciamo, zoomato. L'età di nascita c'è Sì. sempre, il paese di nascita, Il poi c'è. ruolo qua c'era il campo, invece qua c'è tanto il colore. Sì.
Poi quest'anno c'è la grande aggiunta di poter ascoltare le voci dei giocatori. Sì. Però per quanto riguarda la rosa, non tantissime differenze, se non le... i numeri dei giocatori quanti sono? 4, 8, 10, 12, 16 e 20. 20 qua. 4, 8, 11, 14, 18 e 22. Ci sono due giocatori in più. 22. Può essere? 4? Eh sì, 1 e 2. Eh sì. Comunque, la predisposizione com'era? Fatto tipo frecce. Mm. Qua invece ad arco. Classiche. Qua righe orizzontali, sì. Qua quasi ad arco, diciamo. Sì. Qua troviamo le informazioni dello stadio, invece qua penso le troviamo nella pagina successiva, se non erro. Qua sono tutti i nomi dei giocatori. È vero. Pensa a te, che cavolo. Comunque molto vuoto, dai, molto bianco, molto... Sì, molto spento. Rispendo rispetto a... Però andiamo a vedere la pagina dopo, perché qua c'è qualche curiosità bella importante. Vediamo. Perché qua, ragazzi, come dicevamo nel video confronto tra quello dell'anno scorso e l'anno... Questo è quello nuovo. E il nuovo, la figurina della maglia. La maglia, la maglia. La figurina della maglia, perché Giulio, fai vedere che qua splendore. È già di base sua, non c'è la invece figurina. Lo splendore. E qua, ragazzi, 7 anni fa, non c'è storia, in tessuto. Guardate, si capisce bene che è tessuto. Sì. E qua, ragazzi, 7 anni spettacolo. Fa, era molto meglio. Sì. Con questa maglia qui. Ma poi c'erano... Sembrava proprio di toccare il tessuto. Sì. E poi c'erano molte più maglie, cioè molte più... Il papu. Molte più informazioni, guarda. Ecco, così si vede meglio. Sì, molte più informazioni. Poi molti più aneddoti, molte più figurine. Mi piace più questo di 7 anni fa. No, no, qua sì, qua sì. Allora, vediamo. Guarda, scuola Atalanta. C'è proprio giocatori che sono cresciuti dal vivai, adesso giocano in prima squadra. Giocavano in prima squadra. Scuola Atalanta, poi questa figurina qua, generazione Z. Calciatori pedi, pure alcune chicche da addirittura storia. Con tutti gli, i nomi, i nickname degli account social qua sì. Nello smartphone. Penso a te. Tutti gli scudetti, mamma mia, era fatto benissimo. Sì. Era fatto benissimo. 7 anni fa. Avanti rispetto a questo di oggi. Ma molto. Sì. Si vede proprio che qua ha molto meno informazioni. Sì. Cioè, il giocatore si prende quasi mezza pagina. Sì. No, ma la cosa del giocatore non è male, perché è bella la gigantografia, però boh. Qua invece il giocatore è più piccolo, ma c'è molto, ma guarda. Sì. Già la predisposizione, guardate. Sì, ma al colpo d'occhio si capisce. Guardate che bella, si capisce subito. Sì. Sì, sì, ma proprio di brutto, 7 anni fa. Avanti. Avanti, ma di brutto. Andiamo a vedere la Serie B. La Serie B. Vogliamo far vedere un giocatore 7 anni fa come adesso, lo troviamo? Guarda il Bologna, non sei sicuro? Mirante, del Bologna. Destro? Milan. Mm. No, Mirante, vai indietro. C'era dov'è? Mirante. Dov'è? Dietro, qua. Non so se c'era il Milan, però. Mirante? Forse... No, c'è forse nel Milan c'è Sportiello. Sì, come c'è Sportiello. Portiere, no, c'è Sportiello. C'è Sportiello. E allora... Allora, fammi vedere qua, andare, che c'è nel Cagliari. Qua. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Padoni, mamma mia. Murru. Padoin, Isla, ti ricordi Isla? Il Chievo Verona! Guarda il Chievo Verona finito. Con Pellissier. Pellissier. Uno che giocava 7 anni fa, ci sarà che gioca ancora in Serie A, no? Il Crotone? Crotone. Andiamo nelle big, forse nelle più... Matri, no? Matri, no, è il telecomunicato. Berardi. Non si è mai mosso da 7 anni. No. C'era già, 7 anni fa, guarda la faccia di Berardi. Vediamo com'è cambiato. L'abbiamo? Sì, eccolo qua, Berardi. Berardi qua. Nel 2024. E Berardi 7 anni fa com'era? Praticamente uguale. È uguale, non è cambiato niente. Anzi, sembra più giovane oggi, guardate, col taglio più corto. Qua troviamo scritto. Sì, infatti, come figurine. Luogo di nascita Cariati, qua Cariati Marina. Sono corretti, infatti il paese è Cariati Marina. Sì, infatti per quello non c'è. Però una cosa che secondo me è rimasta migliore. Un po' boh, qualità della pagina è rimasta sempre quella. Vedete qua che si stacca, ragazzi. È sempre stato purtroppo così, ma tutti gli album. Sì, pur trattenendoli, cioè pur trattandoli bene, c'è sempre questo problema qua. È perché si sfoglia molte volte per attaccare. Sì. Comunque qua abbiamo le figurine nuove firme, l'Elite che là non c'erano. Là non c'era. Andiamo a vedere la Serie B. Serie B, vai. Serie Anzi. B. Il calciomercato. Calciomercato, bene, qua c'era. C'era e a prezzi molto più accessibili. Mamma mia.
Madonna, no, guarda, ragazzi, i nuovi acquisti. Cioè, completo, Storari e Deulofeu. Completo al 100%. Ocampos. E poi i film del campionato, che figata. Che bello, erano. Questo mi piaceva, sì. Che figata che erano. E invece quest'anno, ma così già da molti anni, a parte il fatto che abbiamo la I-Serie Team, che là non c'era. Sì. E quest'anno abbiamo Player of the Month, Coach of the Month. Quindi... usciranno a breve? Sì, la prima uscita è il 3 febbraio. 3 febbraio, ragazzi. E qua il calciomercato ovviamente ancora non è uscito. 3 febbraio, video, giorno stesso, e li attacchiamo anche, dai. La Panini più amata, là non c'era. Qua cosa abbiamo? Mentre scogli là, scoglio questo, sì, vai. Vabbè, ah, qua passiamo alla Serie B. Sì, se, e se la femminile allora no. No, c'è calciomercato. Neanche a fine album. Calciomercato. Ah, che belli che erano queste, le caricature. Ma dove, veramente? Spettacolo, che ricordo! No, madonna, ma che cosa mi sta venendo in mente con questi altri? Che bello, Gero, tu. Guarda i cardi. Siamo in cartuccio. Sì, è vero. Ma niente, no, dopo questa c'è la serie, magari è più avanti. Che spettacolo. La Serie A femminile, invece qua ce l'abbiamo con le squadre. Sì. Con che squadra è? Con l'Ascoli, anche qua abbiamo l'Ascoli. L'Ascoli, posto, senza farlo apposta, eccolo qua. Non si muove dalla B, l'Ascoli. Il logo cambia. Grazie all'Ascoli possiamo fare... Esatto, il video confronto. Il video confronto fatto bene, guardate, il logo è cambiato, che in 7 anni. Poi abbiamo sì, il logo, la squadra, figurina della squadra, anche qua. La figurina della squadra, il segno della maglia. Qua l'abbiamo lì. L'allenatore, qua l'allenatore. Allenatore. C'è solo il nome. Alfredo Aglietti, invece qua c'è anche un'immagine. Una piccola immagine. Sì, la grandezza è uguale praticamente. Sì, uguale. Però nel nuovo ci sono più informazioni, ci sono le maglie. Sì. Diciamo che gli ultimi album si stanno sempre man mano allargando nei mondi Serie B e Serie C. Sì. Invece questo qua si focussava di più su quelle di Serie A. Ah, poi qua abbiamo... E poi, se non erro, in questi album qua avevamo ancora l'almanacco a fine album. Andiamo a vedere, va. Dovrebbe esserci. Passiamo prima alla Serie C. Sì, Serie C. Lega Pro, poi si chiamava già Serie C. Girone C. Sì, sì, Serie C. Girone A, sì, Lega Pro. Serie C che aveva molto meno spazio dedicato. Lega Pro. Aveva molto meno spazio dedicato perché... Mm-hmm. Adesso la raggiungiamo. Serie B. Il calendario, eccola qua, perché qua c'è, diciamo, c'è sia la figurina della squadra del logo che la poi squadra già invece qua, esatto, non già la figurina, no, nel girone A, nel girone B era già tutto prestampato, tutto. Serie D è serie rimasto D qua, uguale, invariato loghi, squadre, le squadre, sì, è rimasto invariato. Sì. Ovviamente cambia il design. Simile, cambia design, ma è simile. Ed eccolo l'almanacco. Come potete... eccola la Serie A femminile. Eccola. Qua però già stampata, invece le nuove hanno le figurine da attaccare. Sì, già tutta stampata. E l'almanacco. Un'altra grande assenza, purtroppo, sì. Degli album nuovi. Questo era bellissimo l'almanacco. Sì. Guardate. Era una sorta di Wikipedia. Sì. Però un po', cioè, diciamo un po' più... interessante, perché andavi là, cercavi. Lo vediamo completo nel prossimo video, perché esatto, perché è davvero molta carne al fuoco, molto nostalgico, cose che neanche ci ricordavamo, esatto, ma giocatori che avevo proprio cancellato dall'esistenza invece li ritroviamo. E questo, ragazzi, è il video confronto tra l'album dei calciatori. Non c'è bisogno di dire quale preferiamo, perché ma è molto a gusti, perché sì, infatti non c'è, qua c'è molta più, sì. Alcune cose che volevo che ci fossero qua. Anzi, secondo là. Me è quasi meglio questo. Tranne lo stile delle come sono fatte le squadre. Sì, un po'. Questo. Per il resto se la giocano. Sì, sì. E qua c'è la maglia, la figurina con la maglia. Confermo, sono d'accordo con te. La storia del campionato. Andiamo ai saluti. Vai. Bene, ragazzi. Bene. Dal video confronto dei calciatori 2016, 2017, 2023, sì. 2024. Ci ha incuriosito molto, siamo rimasti scioccati da quello. Siamo rimasti molto incuriositi, perciò rimanete sintonizzati, perché nei prossimi giorni uscirà anche il video dell'album completo, pagina per pagina. Ragazzi, perché...
stupendi. Cioè, merita, sono... merita perché che incredibili. Veramente, che neanche ricordavo. Esatto. Come se lo ricordi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il video, commentate questo video, seguiteci sui social, link in descrizione. Se volete potete abbonarvi al canale a prezzi bassissimi per sbloccare tantissimi vantaggi. E se volete potete acquistare su Amazon il diario del collezionista, il diario della fantacalcio e il diario delle pastor. Non lo diciamo. Ciao, ciao ragazzi!